ieri, mentre nei giorni precedenti le condizioni erano stabili, ieri aveva sviluppato febbre alta, per cui anche ieri è stato necessario chiedere un'evacuazione a Malta. Il terzo paziente che rimaneva a bordo si trattava di un ragazzo di 14 anni, somalo, che anche lui presentava grandi segni di violenze, malattia anche lui respiratoria, quindi noi sospettavamo effettivamente un caso di edema polmonare o di tubercolosi. Segni di violenze perché dalle testimonianze raccolte a bordo ci è stato raccontato che era costretto a lavori forzati, a torture là in Libia, e tenuto in stato di malnutrizione e a volte anche veniva negato dell'acqua. Quindi questo ha determinato un peggioramento delle condizioni fisiche e per quanto non fosse pronto, insomma, la partenza è stata obbligata a partire. Negli ultimi due giorni eravamo riuscito a stabilizzarlo, quindi è riuscito a recuperare un po' di forze, quindi la febbre si era passata, cominciava a parlare e ieri, mentre lo si accompagnava, insomma, a prendere un po' d'aria, un collasso ed è deceduto.